Quindi sono evidentemente appena sveglia, questo weekend non lo passerò a casa e quindi volevo farvi vedere quali sono i trucchi che porterò con me e qual è il look che realizzerò. Un look che ho già realizzato ieri, che mi piace, semplice, velocissimo, pochissimi prodotti, ora vi faccio vedere. Iniziamo col correggere le occhiaie con questo correttore in mousse, Dream Matte Mousse Concealer di Maybelline, il colore che ho io è il 02, il Neutral. So che non lo producono più, è molto 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 pastoso, ma per le occhiaie io trovo che vada molto bene. Per i rossori intorno al naso, mio grande odio, andrò ad applicare questo correttore nuovo che ho di MAC, Select Cover Up, che applicherò con un pennellino da sfumatura come mi hanno spiegato nel negozio. Ce ne va una micro puntina, ma proprio micro, che io applico sulla mano. Questo è già troppo, quello che mi avanza poi lo spargo sulle occhiaie. Ecco, questa è la micro puntina che io utilizzo. Ho provato a metterlo anche sopra il fondotinta, ma secondo me metterlo sotto questo tipo di fondotinta è meglio. E mi hanno detto sostanzialmente di picchiettarlo invece che stenderlo. Proviamo. E effettivamente il rossore viene coperto. Fico. Come fondotinta sono tornata ad utilizzare questo di Lavera compatto, applicandolo in maniera lievemente diversa. Ovvero, cosa faccio? Allora, la spugnetta a volte la inumidisco anche con dell'acqua termale, se no faccio così, la tampono e vado appunto a tamponare il prodotto sul viso. Tamponandolo vado a coprire il bianco del correttore, a uniformare il viso, ma non vengono fuori le strisciate di cui mi lamentavo le altre volte. Questo è un fondotinta un po' difficile da utilizzare, non so se lo ricomprerei, l'effetto non è schifoso, però è un po' complicato, non è proprio il massimo della rapidità, ecco. Ok, visto che a me non piace avere la faccia bianca e che questo fondo è un po' chiaro per quelli che sono i miei colori o perlomeno per i miei gusti, vado a scaldare un po' il viso con un bronzer. Fisso con un po' di cipria Dewy, che io utilizzo solamente sulla zona T, non su tutto il viso, perché preferisco poi piuttosto fare dei ritocchini con il fad, però con la cipria sono abbastanza parca e tirchia. Quindi qui dove ho messo il correttore e qui sul mento, lascio perdere le guance. Il fard che andrò ad applicare, perché mi piace molto il fatto che stia arrivando la primavera al bel tempo e che si utilizzino i rosa, è questo fard di Madina, che è per l'appunto rosa, che ho da circa un cinquantennio, però la parte centrale ormai è andata, però è un bel rosino primaverile. Un mini 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 illuminante per gli zigomi, questo sta per finire, l'avete già visto un miliardo di volte. E per il viso siamo a posto. Allora, occhi, delineo le sopracciglia. E utilizzo un solo ombretto, perché questo trucco è molto guance e labbra, quindi con l'ombretto non ne vado a utilizzare chissà quanti e metto questo rosa di Lancaster. Che un bel rosa luminoso. Non un rosa Barbie assolutamente, un colore simile lo trovate nella Naked. Io mi porto questo perché è evidentemente più piccolo. Dopodiché vado a curlare le mie lashes. E lo faccio adesso che sono a casa, ma questo non me lo porto. Ok, se avete tempo e voglia, potete, io non me lo porterò l'ombretto marrone, però potete delineare un pochino pochino l'attaccatura delle ciglia
con un ombretto marrone, ma è veramente impercettibile, solo per intensificare un po' il colore all'attaccatura delle ciglia. Vedo che sta mettendo bene a fuoco, molto bene. Poi, allora, essendo una mini trousse, perché tutto quello che ho utilizzato sta qui dentro, il mascherino che vado a utilizzare è questa mini taglia di Dior che ho preso con Elle di marzo, il New Look si chiama? Sì, New Look. This is Scovolino. Ecco, dopo il piegaciglia l'effetto lo trovo carino. Ieri che l'avevo provato senza piegaciglia lo trovavo un po' anonimo come mascara, invece dopo averle curlate mi sembra caruccio. Passiamo adesso al pezzo forte di questo look, che finora è molto semplice perché avete visto tanti prodotti, ma se poi mi vedete è una cosina rosata semplice. Il pezzo forte di questo look è appunto un rossetto che io ho acquistato questa settimana da MAC, poi vedrete, forse avete già visto il video quando pubblicherò questo. Il colore si chiama Plumful ed è un lustre. Sai che ci sono tutti questi tipi diversi di rossetti di MAC, io non lo so. Questo è un lustre e si chiama per l'appunto Plumful. Ora, io da quando l'ho provato me ne sono innamorata e ve lo faccio vedere. Perché è scuro a vederlo così, però poi messo sulle labbra effettivamente è proprio solo bello. Guarda, a me queste labbra così che spiccano, oggi che c'è il sole, che c'è la primavera nell'aria, mi piacciono un sacco. E per la sera, se volete, adesso io ho quest'altro prodottino nuovo, potete aggiungere al centro delle labbra un po' di gloss. Questo l'ho sperimentato ieri in ufficio ed è piaciuto. Voilà. Questo è il look finito, certo che dall'inizio del video la differenza si vede. E basta. Questo è il look finale. Spero che vi piaccia. A me piace. A presto, ciao.